Questo che voi vedete qui è stato costruito negli anni 80 dal maestro Gian Pistone, un artista romano, con l'ausilio di 80 ragazzi, tra cui morti e disabili. Materiali che noi vediamo qui sono tutti materiali di risulta, provenienti quindi da laboratori di scarto. Quindi cosa succede? Che lui, grande appassionato della cultura orientale, per far trasparire e portare fuori il suo amore, come fa? E come poteva fare all'epoca? Quindi parliamo intorno agli anni 80. Attraverso l'esposizione di tutto quello che voi vedete qui, quindi di marionette, di sculture.